La nazionale dell'Azerbaigian ha conquistato la 21ª edizione del Trofeo Internazionale Alpe Adria di judo che si è disputata al Palagettur Alignano Sabbiadoro nello scorso fine settimana. La manifestazione, organizzata dal DLF Yama Arashi Udine, ha registrato la partecipazione totale di 988 atleti, 261 società, 10 nazioni e ha decretato la vittoria della fortissima rappresentanza azera che, nonostante fosse in gara con la sola squadra juniores, ha conquistato 3 medaglie d'oro, 2 d'argento e 4 di bronzo, aggiudicandosi il primato davanti ai grandi club italiani che hanno schierato anche i loro migliori cadetti. E ciò nonostante si sono dovuti accontentare di seguire in classifica. Nell'ordine, dietro all'Azerbaigian, si sono piazzati Lucky Yama VII, il Fitness Club Nuova Florida, l'Accademia Torino e lo Judo Kumiai. E se il trofeo, una scultura realizzata da Erna Vukmanovic, è andato all'Azerbaigian, il premio Luciano Lovato, un progetto per l'etica nello sport sostenuto dalle European Judo Union, dalla Federjudo e dal Comune di Udine, è stato riconosciuto al comportamento esemplare di correttezza e di rispetto di due tecnici, lo sloveno Igor Trbovic e l'azero Rashad Mamadov. L'atleta Carlo Alberto Albertin del Judo Club Oppide di Padova, invece, è stato riconosciuto con il premio Apprezzamento per un gesto tanto piccolo quanto ricco di valori. Le premiazioni nelle due giornate sono state effettuate da grandi personaggi del judo italiano, quali le azzurre Francesca Campanini e Giorgina Zanette, i coach federali Nicola Moraci e Sandro Piccirillo, ma anche dalle autorità locali intervenute, in primis l'assessore provinciale Carlo Teghil, l'assessore udinese Raffaella Basana e Marco Cinello per il comune di Lignano. Di grande spessore il livello tecnico delle gare, un fatto questo che non ha impedito agli atleti dei club regionali di vivere un'esperienza importante e ricca di soddisfazioni, conquistando ben 7 medaglie. 4 sono state le medaglie andate al collo degli under 18 del Friuli Venezia Giulia, i quali hanno meritato 2 secondi posti con Betty Wucke del Judo Tolmezzo, l'argento nei 70 kg e Kenny Coni Bedel del Villanova, argento nei 73 kg, oltre ai due terzi posti con Eric De Luca della ginnastica triestina, bronzo nei 60 kg, e Giovanni Rosso dello Scorpion Pordenone, bronzo nei 66 kg. Le altre medaglie per i friulani sono arrivate nelle gare riservate alla classe Under 21, tutte di bronzo, e sono andate al collo di Marta Palombini della Mugesana, Nicola Mortal del DLF Yama Arashi Udine e Lucrezia Salvador del Dojo Sacile. Se da una parte il piatto piange perché nessuna di queste 7 medaglie è d'oro, dall'altra si rallegra non poco perché i 7 atleti che sono saliti sul podio di un torneo così importante e di alto livello appartengono a 7 società diverse, di cui 3 in provincia di Pordenone, 2 in quella di Udine e 2 in quella di Trieste.